Ciao ragazzi, oggi sfida Beast of Balance, un gioco di impilamento rivoluzionario. Per l'estetica, una cura veramente di dettagli del design che mai avevo visto in un gioco di questo tipo e soprattutto per la meccanica innovativa. Avete già intuito che noi possiamo prendere degli elementi e portarli dal reale al virtuale dentro il nostro smartphone o il nostro tablet, sia iOS che Android. E ragazzi, è un gioco che ho finanziato su Kickstarter, avete visto il bollone, ovvero quella piattaforma dove spesso se vedo un gioco che mi piace innovativo, ragazzi, do il mio contributo. È una piattaforma dove la gente propone delle nuove idee, come in questo caso, e se tu dai un piccolo contributo, magari queste idee possono venire realizzate e magari trovarsi anche fra le mie mani ora che ci posso giocare e farci una sfida. Dicevo, il gioco è bellissimo sia per l'estetica e la cura dei dettagli, vediamo proprio le plastiche, i colori, la finitura degli animali, dei vari elementi, ma poi per il fatto che questi elementi hanno un tag RFID, vengono riconosciuti dalla base di gioco e possono essere importati dentro un mondo che cambia tantissimo, perché le combinazioni sono veramente molte. E se la torre che creiamo cade, ragazzi, il vulcano che avete visto sul retro della confezione inizia ad esplodere. Se esplode, il gioco è finito. Ecco ragazzi gli elementi. Lo squalo, per esempio, sono veramente bellissimi. Nelle finiture hanno questo design molto astratto, quasi futurista. Bellissimi colori opachi e anche la plastica, che non è una plastica di quelle lisce, ma è molto smooth quando anche la tenete in mano. Veramente molto molto bella. Mi è piaciuto veramente tantissimo il feeling proprio di quando hai questo oggetto in mano. Mi spiace che su YouTube, ragazzi, non si possa provare. I glifi sono questi disegni, ornamenti, che vedete caratterizzano proprio ciascun elemento. E noi andiamo a poi a collegare, c'è un glifo comune su ogni animale, andiamo a collegare questo glifo a quello della base, e la base riconosce l'elemento e lo importa dentro il gioco. Questa è la base che va alimentata con delle pile, si svita proprio con il signor cacciavite. Andiamo a inserirci quelle che sono tre pile stilo, che poi andranno a alimentare la base, il collegamento quindi con il nostro dispositivo mobile. Togliamo la plastica di sicurezza, che ci spiega anche come implementare il gioco. E secondo livello, molto bella anche la confezione. Questo è un elemento miracoloso, questa specie di serpente, così anche come questa specie di, non lo so, di groviglio. È un elemento miracoloso che permette di salvare punti, vedremo nel gioco. Questi artefatti invece sono legati agli elementi terra, aria o anche fuoco, e permettono in questo caso di andare ad alimentare degli animali. Sì, perché gli animali, ragazzi, vedremo, sono invidiosi, sono animali a molti punti, degli altri animali perdono dei punti. E poi abbiamo degli elementi particolari, quella freccia e quella X, che permettono di fare delle migrazioni dall'aria alla terra all'acqua, o dei cross, cioè degli ibridi tra un animale e l'altro, e viene fuori un bestiario veramente particolarissimo e molto fantasioso e anche appunto curato nell'estetica. Il gioco è difficile spiegarlo così durante l'unboxing, per cui ragazzi vi lascio proprio la sfida, dove vedete, abbiamo anche ingrandito il tablet, passo passo quello che succede. Non è un gioco di sfida, è un gioco di sfida contro la torre, ovvero si gioca assieme per cercare di fare più punti possibile. Andiamo al gioco. Ale, ti senti un po' squala oggi? No, un po' fa cocero. Un po' fa cocero. Io invece, ragazzi, mi sento un po' aquilotto. Oh, okay. O meglio aquilona, ragazzi, perché le dimensioni dell'animale contano anche sui punti. Quindi ho scelto subito l'aquila gigante. Hai ragione. In questo gioco, ragazzi, non ci sfideremo, giocheremo assieme. Wow. Con l'obiettivo, sì, con l'obiettivo di fare una torre più alta possibile, ma anche di portare a casa più punti, più alti possibile, se così si può dire. Abbiamo il tablet, applicazione accesa, abbiamo le beasts, abbiamo tutti gli artefatti, le cross, l'immigration, insomma tutte le cose, andiamo a giocare. Io prendo il facocero, uno dei nostri preferiti, lo faccio riconoscere dalla piattaforma, eccolo qua, e lo inserisco qua sopra, eccoci qua. E a questo punto il nostro facocero scende con le stelle sulla terra e ci porta a casa tre punti, che sono quelli che ci interessano. Carino, molto carino. È molto carino questo facocero. Sì, sono molto belli i disegni. Allora, vai con il polpo. Vado col polpo. Ah, ok, sì, perfetto. Sì, anche perché d'altronde polpo e facocero fanno veramente una bella piatta sulla schiena e quindi permettono di partire, diciamo, bene. Vediamo quanti punti. Tre punti, anche lui ha tre punti, sì, mi ricordavo bene. Anche lui ha tre punti, quindi abbiamo un totale di 6 e il nostro octopus è lì. Ok. A questo punto, ragazzi, dai, voglio farvi vedere un'azione di quelle speciali. Allora, prendiamo il cross, dici? No, ti chiedo. Sì, dai, il cross, portami il cross, dai, sì, ok. Lo facciamo riconoscere alla piattaforma, eccolo qui. Allora, vediamo cosa fa questa azione, che si chiama cross. Non fa nient'altro che creare un ibrido. Cosa fa? Attenzione, guardate l'applicazione. Prende il facocero, prende l'octopus e crea una cosa simile che si chiama Squidward,
Poi nel bestiario possiamo nell'applicazione vedere le caratteristiche di un animale che ha molti più punti. E qua avete visto, ragazzi, che gli altri due animali, che ne avevano 3 di punti, si sono sentiti un po' gelosi, perché Beast of Balance funziona così. E Ale funziona così, hanno perso quindi un punto ciascuno. Quindi 2, 2 e 6 per il nostro, non mi ricordo più come si chiama. Beh, vabbè. Che sta lì. A questo punto tocca a te, Ale. Cosa fai? Allora, è già il caso di dar da mangiare a queste creaturine? Le creaturine quando arrivano a zero si estinguono. Dobbiamo anche pensare di dargli da quindi mangiare. Terra oppure e mare, puoi aspettare anche un po'. Sì. Come vuoi tu. Guarda. Allora, se no gli diamo un terra e mare. Un terra mare, ok. Quindi allora, diamo un artefatto. Eccoci qua, elemento. Quindi un artefatto elemento formato da terra, la parte verde, e da acqua, che è la parte blu. Lo puoi andare a mettere posso sopra? Posso mettere ancora sopra? Ah sì, c'è però spazio anche dietro, ragazzi. C'è spazio anche dietro, non si vede perché l'inquadratura non arriva dietro. No, sì, lo ma si può mettere anche dietro, sì. Ed è allo stesso livello. È allo stesso livello, niente male. Ok, quindi hai portato 2 punti da una parte e 2 punti dall'altra. Il facocero però è 2-2-2, anche l'altro animale. Il facocero però è sempre un po' triste. Oh, è anche là. Perché sì, gli danno sempre. In totale siamo 14. Comunque, però dai. Non è male. A questo punto vediamo come siamo messi. Faccio entrare in campo un'altra bestia. Ci provo. Oppure continuiamo a costruire delle basi. Ma proviamo a far entrare in campo un'altra bestia. Cosa metti? Proviamo lo squalo. Wow. Lo squalo, sì. Perché lo squalo, ragazzi? Le dimensioni degli animali, appunto, più un animale è grande, più porta a casa dei punti. Ora uno dice, mettiamo lo squalo qua, così. Oh! Oh mamma mia, ho avuto un attimo di... perché lo squalo giustamente è un pesce. Non è un pesce, ok? No, è un pesce, giusto Ale? Ok, è un pesce, è un pesce. Ecco lo squalo! Carino lui! Carino lo squalo, ok. Lo squalo è entrato in mare, si porta a casa un sacco di punti, siamo 8-5-2-2 e il facocero e l'octopus non sono per niente contenti. Ora. Allora, cosa vuoi che facciamo? Vado avanti o do cibo? Ale, scegli tu in tua coscienza. E in effetti dobbiamo collaborare, non posso scartare, non posso lasciarti questa scelta da sola. Stiamo collaborando. Stiamo collaborando. Stiamo allora, collaborando. Guarda, io proverei anche un altro animale. Sì, facciamo tanto in modo da fare un piano sopra, magari. Proviamo a fare un piano sopra, vai. Allora, a pensare... o con l'orso. O con l'orso, l'aquila. Il tucano mi sa che... Anche il tucano. Il tucano, tucano ti dà una si mano. Riesce, eh. Sì, perché è un bel becco piatto. Prova, dai, inquadra il tucano. Inquadra il tucano. Ok, eccolo qua. Vista riconosciuta. La mettiamo qua sopra. E lo squalo è sempre lì che... Ok, vediamo se adesso il vulcano fuma facile un po' di più. Allora, portiamo altri punti e soprattutto andiamo nell'area, con l'elemento dove non eravamo ancora stati. Guarda che bello, che bello. Il tucano è spettacoloso, Il tucano è proprio spettacoloso, anche lui. Ah, allora ci abbiamo 2 animali a 1, che rischiano l'estinzione. Ora, ecco, ci avvisa anche, ci dice, guardateli, poverini, sono proprio tristi. E anche l'octopus. Allora, devi agire con stellina qua, però. Dovremmo andare a alimentare insieme. Ah. Devi fare terra più stellina. Terra più stellina, a meno che non c'è un altro terra acqua. Ma terra acqua dopo dai anche a quell'altro comunque. Vabbè sì. Beh, ma non è. Cioè distribuisci. Beh, diamo a tutti. Verde blu. Se no potrebbe essere verde blu. Terra più fuoco. Verde blu non c'è un altro che non abbiamo scelta. No. Allora, potremmo fare verde e aria, perché così alimentiamo sia il facocero che l'aria al tucano che non se la passa benissimo. Ah no, però hai ragione, tu dici. Però l'octopus porino ne ha uno, non si può. Quindi dovrebbe essere... cosa abbiamo di elementi fuoco? Abbiamo un fuoco, ecco qua. Esatto, verde fuoco. Verde e fuoco. Il verde vuol dire, ragazzi, che noi possiamo col verde scegliere... Con l'arancione. Con l'arancione, scusate. Con l'arancione del fuoco, scegliere l'animale a cui dare del cibo ad aiutare. Basta che ci vada sopra la libellula. Quindi nel momento in cui la libellula finge sopra sull'octopus, come in questo caso, gli daremo questo elemento. È l'unico elemento, no? Verde, non abbiamo altra scelta, arancione. Sì. Ok, aspetto che sia lì nel bello lì sopra, dimmi quando lì sopra. Dimmi quando lì sopra, no, è sul ibrido. No, è sul facocero. No, è sul tucano. Dai! Un giorno arriverà, eccolo. Vai. L'ha preso, perfetto. Ora il difficile è mettere l'elemento al posto giusto. Andiamo a cercare la corretta posizione. Provare a metterlo lì sopra. Non so. Dietro qua. Beh, puoi aiutarti, no? Che con l'altra non mano. Non è facile. Sì, beh, l'importante è mettere le cose sopra al posto giusto. Proviamo a vedere. Sì, è stato qua dietro, ragazzi, è stato qua dietro. Ce l'abbiamo fatta, quindi a questo punto 2 vanno là, ok? Anzi, che più di 2 qua. Ragazzi, guarda che numero, Ale.
e questi vanno là, punteggiato alla grande, perché il fuoco ti dà più punti ancora. Sì, adesso quindi... è il tucano sofferente. Adesso è il tucano, guardalo! Oh mamma mia, che impressione! Il tucano è sofferente. Ora, io per carità, possiamo anche lasciare il tucano sul destino, se non troviamo altro, lo so, sono stato un po' brutale. No, perché o facciamo, proviamo a fare una... Un cross per fare una base. Proviamo a fare una base, io sarei per il... Il cross o la migrazione? Potrebbe essere anche la migrazione, potremmo far migrare lo squalo che ha 3 e portarlo da qualche altra parte. Quindi quando la libellula è sullo squalo, potremmo portare lì e lavorare di migrazione. Perché la migrazione, ragazzi, porta un animale, eccoci qua, da un'altra parte. Quindi noi lo migriamo, prendiamo lo squalo e lo migriamo, se riusciamo a fare una base con l'azione migrazione. Eccoci qua, azione migrazione. E lo squalo si abbassa, però... bisogna anche scegliere... Ma non lo ferma? Eccolo, sì, perfetto, perfetto. Abbiamo migrato lo squalo, che adesso, ragazzi, se ne va, vediamo dove se ne va. È uno squalo volante, giustamente. Ok, vediamo che succede al povero tucano. Lo squalo volante, che si chiama Sawtooth, è molto contento. Mentre il signor tucano, direi che proprio non è contento, abbiamo perso punti in ogni dove. E adesso è sofferente anche sì, anche lui è arrivato proprio a niente. Il tucano si è saluta. Oh, le piume, no, che cosa triste anche cosa. No, e restano lì le piume, una cosa tristissima, povero tucano, cosa tristissima. Bisogna nutrire il facocero. E nonostante tutti questi livelli noi siamo a 21 punti, sì. Non ci posso credere. Allora, dobbiamo nutrire il facocero poino, perché sennò la vedo un po'... Allora, cosa ci resta? Abbiamo un verde verde, un verde rosa. Oppure un fuoco, lo mettiamo di brutto. Questo qua è compenetrabile secondo te, ci proviamo? Sì. Proviamo, via. Chi toccava? A me. A me, toccava a me. Allora, libello sul facocero, eccoci qua, arrivata. E ora proviamo il numerone. Tieni duro. Sì, esatto, facciamo la prova. Cosa dicevo? No, non è compenetrabile. Niente. Ora è un'altra scelta che metterlo qua sopra. Sì. Non vedo altre scelte. Se non quello... con due mani. Okay. Ok, perfetto. A questo punto andiamo a dare un sacco di punti al nostro amico facocero, che infatti si ingrassa per bene, ok, e arriva fino a 6 punti. E noi abbiamo già 7, 8, no ragazzi, qua il fuoco ci dà un sacco di punti. Siamo a 31, 11 punti, però gli altri adesso ne perdono un sacco di punti e quindi siamo così. Io l'unico modo per non perdere punti è andare a mettere gli elementi quelli difficili. Se noi dobbiamo provare a mettere questi elementi qua, possiamo provare anche a non perdere punti. Sì. Non so, voglio provare. Proviamo a metterlo. Metti il serpentone, che non è un serpente, ma è solamente un elemento miracoloso, da distrazione. E vediamo se ce la facciamo mettere in qualche modo. Lo so, è fatto così questo elemento qua. E metterlo tra le corna sfruttare lì le cose, potrebbe starci. Io ho paura di quello squalo. Prova. Secondo me... è un'interessante posizione. Sì, è andata. A questo punto avete visto, ragazzi, abbiamo ottenuto dei punti. E adesso quando gli animali perdono punti, in realtà non li perdono, finiscono tutti sulla nuvola. E noi siamo a 33, ragazzi. Fantastico. Ok. Allora a questo punto, ragazzi, la distrazione, ragazzi, è questa. Dobbiamo ricordarci sempre di andare a toccare le lune quando passano le lune piene. Ale, ricordati, se non siamo sicuri, se non perdiamo tutti i punti, mi raccomando. Beh, ricordati. Tu pensa cosa mettere adesso. Ok, allora io penso cosa mettere, tu tocca sempre le lune. Allora, a questo punto, un animale. Sì. Dici di mettere un animale? Beh, ci sta. E provarci. Ma io farei quasi quasi un'altra base, così sopra mettiamo qualcos'altro lì, Perché se io metto qua sopra un altro elemento, riusciamo a fare una base lì sopra. Sì. Se noi facciamo acqua, diamo vita anche al nostro amico qua, Potremmo fare acqua e l'ibrido, acqua e ibrido, di modo che facciamo salire l'ibrido anche, che dice? Ok. Mi pare un'ottima tattica, adesso ci sono, è lì sopra. No, ho sbagliato con la libellula, Ale, mi dispiace. Ah, caspita, però lo aiutiamo comunque perché acqua, aiutiamo comunque. E non è facile, la libellula vola e non è proprio così facile. Ora, andiamo a mettere questo elemento qua sopra. No, cosa ho fatto? Corri, Ale, corri. Corri. No, prima che esploso, è esploso, game over.
Ah, 33 punti totale. Scusa, sono andato lì come un elefante. Non c'è l'elefante. E l'ho buttato giù. Non c'è l'elefante, ragazzi. E l'ho buttato giù. No. Resta il record di 37 che feci io da solo. Da voglio solo. Ricordare, anche se voi non lo sapete, l'ho fatto la prima volta che ho provato il gioco. Ne abbiamo messi tanti, eh. Ne abbiamo messi tanti di animali, ragazzi. Ne abbiamo messi tanti. Guardiamo. Però non è bastato. Ale, sei più alta. Cosa hai fatto? Ma è... evolvo. Ah, sei evoluta. Sì. Ho capito il trucchetto, ragazzi. Bene, allora, altezza a parte, abbiamo letto come nostri animali preferiti il signor Pacocero e il signor Polpo. Sì. Perché sono proprio carucci, sì. Loro. È molto bello design, glifi, le cose geometriche, i colori. Ci sono piaciuti, sì. Molto. Così come il gioco, che è veramente un gioco molto particolare. Diciamo una specie di Jenga 2.0, dove dobbiamo mettere le cose ma abbinarle al nostro smartphone tablet. È bello, insomma, no, perché non è la classica sfida che ti aspetti. È un gioco che potete giocare anche in tanti. È sempre diverso perché può succedere e cadere decisamente di tutto. È veramente molto molto particolare. Come sempre, ragazzi, se questo video vi è piaciuto, migrate un bel pollicione. Se avete domande, no, sbaglio sempre. Se avete commenti, domande o informazioni, potete scriverli qua sotto nelle info del video. Noi ci aspettiamo ai prossimi video. Ci aspettiamo, ma sì, ci aspettiamo ai prossimi ci video. Ci aspettiamo anche noi. Qui su GBR. Ciao Davide Ale.